Dopo Cagliari, gli stagni dell'Oristanese, centinaia di fenicotteri popolano le zone umide a ridosso del capoluogo, turisti e curiosi fanno tappa anche a Saleborcus. I fenicotteri popolano ormai gli stagni, le zone umide della Sardegna, non solo Cagliari e certe zone della Baronia e del Sassarese, ma ora anche nell'Oristanese. Sentiamo e vediamo il servizio. Non solo Cagliari, i fenicotteri hanno invaso anche l'Oristanese. Non sono migliaia e qui non nidificano ancora come a Molentardius, ma lo spettacolo della loro presenza è comunque davvero irresistibile per turisti e non solo. Nella zona umida di Saleborcus, in sardo Saebrocusu, gli esemplari presenti di Sargento Rubio in questi giorni, come qui vengono chiamati volatili rosa, sono numerosissimi. Con i suoi 325 ettari di superficie è lo stagno temporaneo più esteso della Sardegna. Nonostante ormai la stagione estiva sia alle porte, a causa delle forti piogge invernali la salina è ancora colma d'acqua e per questo ospita centinaia di fenicotteri. Durante l'estate, per via dell'elevata evaporazione, lo stagno andrà a prosciugarsi completamente, lasciando sul fondale una spessa crosta di sale. Una situazione, quella di queste giornate pre-estive, che sta attirando ogni giorno numerosi curiosi, turisti e non solo. Un flusso non sempre del tutto ordinato, che necessita probabilmente di una maggiore attenzione e gestione. Anche le macchine dei curiosi arrivano troppo spesso a parcheggiare tranquillamente, sino in prossimità della stessa salina.